Allora, buongiorno a tutti, buongiorno ai nostri tifosi che ci stanno seguendo in diretta sulla pagina ufficiale Facebook. Grazie per essere intervenuti a distanza di due giorni dalla presentazione di Mr. Lerda. Oggi invece ci sono i giocatori col direttore generale Raffaele Brenna, a cui lascio la parola. Successivamente spazio alle vostre domande, due a testa, poi se ci sono altre domande le ponete tranquillamente. Prego direttore. Buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Abbiamo voluto farla questa conferenza oggi a poca distanza da quella del mister, proprio perché sappiamo che avete fame di conoscere la nuova formazione, quella che sarà la squadra che l'anno prossimo competerà per cercare di fare il meglio al prossimo campionato, e quindi abbiamo provveduto a fare questa conferenza volendo presentare i primi tre acquisti del campionato, diciamo. Quindi lascio la parola a voi, alle domande e ai ragazzi. Prego Franco. Presentatevi sempre. Buongiorno a voi, bentornato a chi è stato già nel Crotone, ben arrivato a chi per la prima volta arriva al Crotone. Sono Giuseppe Livadotti della provincia KR. Direttore, lei stamattina ha iniziato a presentare quella che sarà la squadra del prossimo campionato. Due nuovi arrivi, una conferma, Golemic. E per quanto riguarda i giocatori, Chiricò, Branduani e anche lo stesso Golemic, si inizia un campionato in cui c'è da fare un lavoro extra, diciamo, campo. Ed è quello che la società si sta preparando. Ha già portato avanti un ottimo discorso per quanto riguarda il ricompattare la tifoseria. E c'è riuscita, la tifoseria si sta avvicinando alla squadra, lo notiamo in città. Per quanto riguarda voi, giocatori, avete un doppio compito. Quello di far dimenticare questa doppia retrocessione in poco tempo e quello di presentarvi in campo evidenziando una squadra che vuole andare assolutamente nella categoria superiore. Chiricò sa che cos'è la Serie C perché ha fatto i playoff, Branduani è arrivato anche col Catanzaro a fare i playoff, Golemic la conosce molto bene questa società, quindi che prospettive voi ci metterete nel futuro? La domanda ai giocatori, al presidente, forse sono stato chiaro all'inizio con il direttore. Un po' lunga. Sì, è l'inizio questo di un calciomercato che porterà sicuramente ad altri arrivi importanti per la categoria e perché il Crotone possa arrivare nella categoria superiore. Sì. Allora, sicuramente, come detto, abbiamo cercato di prendere come primi due innesti in due ruoli fondamentali, che è la porta e l'attacco. Abbiamo preso quelli che per la categoria sono i nomi più forti, ma non solo per la categoria, per questa categoria, ma anche per la Serie B. Chiricò è stato acquistato anche l'anno scorso a diverse squadre di Serie B e ha giocato con una squadra che, diciamo che per blasone e sulla carta, era una squadra a tutti gli effetti di Serie B. Per quanto riguarda le riconferme, sono a tutti gli effetti degli acquisti, perché per fare delle riconferme da Serie A e da Serie B ci vuole un forte impegno economico, e non solo, anche da parte del giocatore stesso una grande forza di volontà per accettare il progetto, perché scendere di almeno di una o di due categorie anche per i ragazzi stessi è un sacrificio importante, quindi io dico innanzitutto ringrazio anche per chi ha sposato il progetto con la mentalità giusta. I tre ragazzi che sono qui vicino a me sono un esempio, ne verranno tanti altri, perché quello è il primo obiettivo, trovare ragazzi che sposano solo la mentalità vincente che deve riprendere il Crotone, perché questo è. Buongiorno, no, innanzitutto volevo ringraziare la società per aver avuto, diciamo, un forte interesse nei miei confronti.
Vengo qui a Crotone con una, come ha detto il direttore, con una mentalità vincente, con una mentalità di chi ha fame, perché comunque io vengo da due finali playoff perse e quindi per me è una cosa in più, no? Vincere. E quindi secondo me il Crotone era ed è la piazza giusta per affrontare questa annata nel migliore dei modi. Facciamo altre domande perché sennò. Come dicevo prima. Buongiorno, Francesco Dingolo, CN24. Le prime impressioni, mi rivolgo ai tre calciatori, anche a Golemic, che avete avuto sposando questo progetto? Allora, adesso rispondo Paolo. Buongiorno. Allora, le prime impressioni sono state ottime, perché comunque come blasone, come tutto, questa società è una società importantissima. Purtroppo arriva da queste due brutte annate e sicuramente noi siamo qua per cercare di riportare entusiasmo, per cercare di tornare nelle categorie dove merita il Crotone. Buongiorno a tutti, Maria Rosaria del Pietro, RT Calabria. Direttore, una domanda per lei. Intanto complimenti per l'inizio col botto. Tre prime scelte, la riconferma di Golemic, ma prendersi subito Chirico e Branduani, che sono due che hanno dato filo da torcere nella Serie C. Quindi complimenti intanto a lei per questo inizio e ci auguriamo di vederne ancora degli altri col botto come questi. Invece a Branduani una cosa simpatica, tu già il derby lo stai vivendo perché da Catanzaro, Crotone, quindi ti troverai a giocare contro la tua ex squadra e qui il derby è una cosa veramente sentita. Grazie. Sì, come detto, stiamo lavorando giorno e notte per fare sia le entrate che le uscite, perché volevo spiegare anche al pubblico a casa che è un lavoro molto complesso questo, perché è un lavoro di equilibrio, cercare di fare delle uscite perché comunque la Lega Pro ha delle regole molto più stringenti rispetto alla Serie B per quanto riguarda a livello economico, a livello di budget anche e quant'altro. Quindi dobbiamo cercare di stare attenti soprattutto a quello, perché non vogliamo sì fare una squadra forte, ma ovviamente non possiamo perdere la testa, perché l'obiettivo è quello di durare e soprattutto di lottare con criterio. Quindi ai tifosi io chiedo, io non sono abituato a promettere, perché non mi piace non mantenere la promessa, io sono abituato a fare solo i fatti e questo lo faremo. E poi lotteremo per questi fatti, per farli diventare sogno. Detto ciò, arriveranno sicuramente dei calciatori anche in settimana, delle conferme di acquisti e anche in concomitanza anche delle cessioni di ragazzi che ovviamente hanno deciso di, ovviamente che hanno richieste importanti e hanno comunque un budget soprattutto importante, e ci permetteranno di fare rientrare giocatori che sposano il progetto e vogliono vincere. Quindi giustamente se va via un giocatore a malincuore, lo rimpiazzeremo con un giocatore che verrà con la mentalità giusta. Quello è l'obiettivo. Oggi ne stiamo presentando tre, io mi auguro che in settimana altri tre o quattro saranno confermati, ma gli obiettivi, diciamo, che abbiamo in testa li abbiamo quasi tutti raggiunti. Per quanto riguarda l'attaccante è sempre un cruccio quello, perché è difficile scegliere l'attaccante giusto, e quindi io chiedo pazienza, perché per non commettere errori vogliamo essere sicuri di prendere quello giusto. Quindi è meglio non fare tutto subito e cercare di avere pazienza soprattutto in determinati punti, perché così arriveremo all'obiettivo, quello che deve essere, non quello che magari ci deve accontentare. Paolo.
Allora, sicuramente il derby sarà, è già per voi una partita a sé, per me lo sarà ancora di più perché avendo anche la compagna di Catanzaro e tutto, quindi sarà ancora più bello e più difficile ed emozionante giocare queste due partite. Andiamo avanti. Ciao a tutti, Procolo Guida, Crotone in forma. Capitano, in un pensiero, quanto è bello poter riscattare direttamente, avere in mano il proprio futuro, ed è forse questo il motivo principale per il quale non ci hai pensato molto a rimanere. Sì, è vero, mi hanno dato grande responsabilità, l'ho accettato volentieri perché mi piacciono queste cose e soprattutto che io rosso-blu ce l'ho sulla pelle, quindi c'è tutto, sto portando, quando abbiamo parlato, quando tutto è iniziato, c'ho grande grinta, grande voglia, grande entusiasmo e voglio tutto questo trasmettere a tutti che arrivano, anche ai tifosi in città, per raggiungere gli obiettivi che abbiamo prefissati. Chirico, invece vorrei chiedere, ci dici e ci puoi raccontare quanto è importante e quali sono le difficoltà più importanti per una piazza, tu vieni da quella, l'ha ricordato anche il direttore, che fra virgolette ha l'obbligo di vincere. Quali sono le insidie maggiori nell'affrontare una stagione da leader? Ma secondo me, innanzitutto, per vincere bisogna fare un grande gruppo, andare d'accordo con tutti, far sì che diventi una famiglia, ecco. E secondo me questa è la cosa principale per vincere il campionato. Poi le insidie sono comunque, magari, non lo so, che becchiamo uno magari in uno spogliatoio, oppure una testa magari calda, quello non deve succedere, perché comunque poi di quelli poi possono succedere tante cose che non vanno bene in una squadra. Quindi secondo me la cosa principale è andare subito d'accordo con tutti e creare una famiglia, ecco. E queste secondo me sono le basi per riportare il Crotone in Serie B. Andiamo avanti. Buongiorno. Buongiorno, Vincenzo Saporito, Radio Studio 97, forzacrotone.it. Ben trovati, intanto un saluto al direttore generale, non ho avuto modo di salutarla quando ha fatto la conferenza. La prima domanda la faccio a lei, direttore. È un calciomercato dove girano pochissimi soldi ed è molto difficile anche trovare giocatori che vogliono sposare la causa del Crotone, perché è una squadra che negli ultimi due anni ha avuto questo crollo, quindi psicologicamente anche difficile. Però d'altra parte il Crotone, avendo un buon budget, può fare la voce del leone negli ultimi due giorni. Sicuramente c'è un budget superiore rispetto alle squadre che sono in Serie C, che non hanno usufruito dei soldi che magari sono arrivati nelle stagioni precedenti al Crotone. Con la campagna vendite, giocatori che sicuramente andranno via possono far entrare molti soldi in cassa. Comunque si può, diciamo, negli ultimi giorni fare la parte del leone e convincere qualche giocatore di alto profilo a venire a Crotone anche da questo punto di vista. Poi una cosa volevo chiederla a ok, sì. Innanzitutto ben ritrovato. Per quanto riguarda il budget, sì, è vero, il Crotone ha subito una retrocessione, prenderà un paracadute che sarà quantificato una cifra molto più misera rispetto alle altre categorie, però di contro c'è che il Crotone per tre anni non potrà usufruire anche del minutaggio, quindi è un costo che sarà un costo in meno, quindi noi dovremmo far fronte a questa spesa. Stiamo costruendo una squadra importante, stiamo i soldi che voi dite, che giustamente, perché quando si parla di soldi tu dici entrano 5 milioni per Messias, entrano 4 per quello, 7 per quell'altro, ma non è propriamente così. I pagamenti sono rateizzati, i soldi non sono presi tutti, sono a fondi di garanzia. Poi soprattutto in Serie C devi garantire delle fideiussioni per qualsiasi tipo di operazione,
Ci sono delle regole molto rigide e fidatevi che il budget e soprattutto i giocatori che stiamo vendendo stiamo cercando di non fare minusvalenze, soprattutto perché essendo che noi la gente pensa che siamo, pensa perché noi non siamo con l'acqua alla gola, allora pensa di poter, ma noi terremo botta e faremo, perché abbiamo dei pezzi importanti da vendere e sappiamo come fare, quindi non è quello il problema. Però voglio spiegare al popolo rossoblu e ai tifosi che noi non stiamo, il Crotone non ha mai lucrato, perché nelle categorie minori è difficile poter lucrare con il calcio. Cerchiamo, ci mettiamo solo la passione e il lavoro, perché vogliamo divertire questo popolo e vogliamo rendere orgoglioso il popolo di Crotone di questa squadra, perché questo è il progetto, questa è la cosa fondamentale. E poi io penso che stiamo rispondendo alle aspettative anche dei tifosi, perché stiamo anche i nomi che girano giustamente sono nomi importanti per la categoria. Anche le altre squadre si stanno attrezzando, non è vero che i budget delle altre squadre sono sicuramente minori, però comunque si stanno attrezzando anche per la categoria e noi non dobbiamo sottovalutare nessuno, non pensiamo di essere i migliori, perché come avete detto prima, il Padova, una squadra con quella caratura, ha fallito quasi tre campionati. Però la differenza è che il Padova ha avuto anche dei cambi societari. Il Padova ha avuto, mi riallaccio anche alla domanda, dove cos'è che può non influire nel passaggio della categoria. Il passaggio della categoria è fondamentale, sì, avere giocatori forti, avere un bel gruppo, avere tutto, ma sicuramente la tranquillità, e noi quella la stiamo mettendo nella quotidianità, stiamo cercando di far stare i nostri giocatori tranquilli, i tifosi tranquilli, l'ambiente tranquillo, stiamo cercando di riportare la comunicazione, stiamo cercando di riacquistare quello che deve essere lo status del Crotone. Un'altra domanda? Sì, sì, no, la risposta è andata pure ottima, perché fa capire che effettivamente il discorso economico è importante, perché la gente pensa che arrivano tanti soldi, quindi se posso, invece ha fatto benissimo a precisare queste cose. Io volevo chiedere al capitano, lo scorso anno tutta la squadra, no? Almeno quelli che sono rimasti dal gruppo che è retrocesso alla Serie A, ha fatto fatica a resettare, no? Per riaffrontare la categoria. Come si deve fare quest'anno per evitare questo problema? Si deve guardare avanti, obiettivi, come abbiamo detto, ce l'abbiamo, con umiltà, con grande voglia di lavorare, con grande sacrificio, essere positivi e puntare sui obiettivi. Quello che è stato successo, analizzare e non commettere stessi errori. Andiamo avanti. Buongiorno, Bruno Palermo. Faccio prima una domanda al direttore, che è un'affermazione sulla quale però vorrei che lei rispondesse. Partendo dal presupposto del modulo che ci ha detto Lerda, 4-3-2-1, insomma, si dovrebbe discostare poco da questo. I grandi direttori sportivi, quando allestiscono le squadre, dicono che è come il corpo umano, prima la spina dorsale e poi tutto il resto. Mi pare che lei si sia mosso proprio in questo senso, cioè nel senso della spina dorsale. Branduani, Golemic, Chiricone, i due trequartisti, le manca il centrocampo, se è vero che arriverà Agua magari potrà essere lui, e poi il vertice è alto, quindi la spina dorsale c'è, lei si è mosso esattamente in questo senso? Sì, sì, il mister ha detto sicuramente giocheremo 4-3-3 o 4-3-1-2. Il discorso è sì, abbiamo cercato di individuare i ruoli fondamentali per primo e prendere gli obiettivi principali, ma non perché quelli che verranno dopo sono meno importanti. I più grandi acquisti saranno le riconferme, anche non i più grandi acquisti, ma gli acquisti importanti saranno anche le riconferme, perché abbiamo giocatori che stiamo cercando di corteggiare per far rimanere, anche per giocatori di categoria di una categoria importante, quindi per cercare di dare uno, perché mi sento, il Catanzaro sta facendo la squadra forte, quello sta facendo la squadra forte, il Crotone ha la squadra forte, ok? Quindi noi ce l'abbiamo la squadra, se la riconfermiamo è già una ottima base da dove ripartire, e ci metteremo degli innesti, sarà una squadra importante. Poi vi ripeto, il calcio non è una scienza esatta, la palla può andare fuori, può andare dentro, sì, e perdi il campionato, però l'importante è lottare per raggiungere l'obiettivo, poi se lo perdi
hai lottato e uno deve essere obiettivo e deve applaudire. Giustamente poi se uno vede dei risultati che stentano ad arrivare, poco gioco e quindi un lavoro che non c'è, e allora giustamente il pubblico fa benissimo a criticare, però bisogna essere anche obiettivi quando una persona ci mette impegno e quando ci mette nel lavoro, sia noi come dirigenti che i calciatori, come voi e come i tifosi anche. Grazie direttore. Una domanda a Vlad e poi al volo a Branduani e Chirico. Vlad, tu sarai il capitano di questa squadra e il calcio ha dimostrato che puoi avere la squadra più forte del mondo, ma se non fai una famiglia nello spogliatoio non vai da nessuna parte. Il che significa che a te toccherà il compito di fare il fratello maggiore, di fare la famiglia, di creare un gruppo insieme all'allenatore e agli altri ragazzi, perché altrimenti non si va da nessuna parte anche avendo tanti talenti. Poi a loro due, Branduani e Chirico, vorrei dire, vi tocca arrivare prima per evitare di perdere la finale playoff, e poi se negli allenamenti Paolo non gli fai tirare più le punizioni a Chirico, vero? Ce l'ho in squadra, sarà un problema degli altri. Grazie. Sarà un problema degli altri portieri da quest'anno in poi, perché me l'hanno messo di fianco, quindi sono più tranquillo su questo punto di vista. Sì, come ha detto prima il mio compagno, si deve fare un gruppo forte, un gruppo unito, un gruppo che ha un obiettivo in comune, ma soprattutto di essere tutti coinvolti verso stesso obiettivo. Buongiorno. Eccomi, buongiorno. Luigi Saporito, Esperia TV, Gazzetta dello Sport. Oh, una battuta perché voglio rompere il ghiaccio. Paolo, ma lo stavi guardando male ancora, Mino? No. Sicuro? Siamo messi a parlare subito dal primo giorno. Avete già fatto pace, sì. È la cosa più importante. Direttore, noi ci siamo visti nella presentazione, è chiaro che all'inizio si fanno dei proclami così, ma non perché uno non li voglia mantenere, però sono quelle parole che si dicono un po' per creare entusiasmo, proveremo a fare la squadra al 90% in vista della partenza del ritiro. Magari non sarà il 90, sarà il 60, il 70, però c'è già una buona base praticamente. Come diceva Bruno, si vede la colonna vertebrale del Crotone, si vede già da ora. Poi non so se il direttore vuol giocare mediano davanti alla difesa, no? Probabilmente. E qualcosa di buono arriverà. È chiaro che naturalmente prima si comincia, meglio è per tutti, senza poi arrivare col fiato corto. C'è però quel punto interrogativo lì in avanti, di centravanti, la punta, quello che dovrebbe garantire quei 10, 12, 15 gol. Come state lavorando sotto questo punto di vista? Grazie. No, rispondo. E infatti il proveremo non è un proclamo. Proveremo è che ci lavoriamo. Poi se non succede, abbiamo detto che proveremo, però io faccio il proclamo dal momento in cui dico il Crotone, come magari alcune persone sono abituate a fare, io non faccio proclami, io ho detto proveremo. Quindi se io dico proveremo significa che se riusciamo, io sono stato chiaro, non dico la squadra sarà completa al 90% il 15 di luglio, non è stato mai detto. Non, perché io non prendo in giro nessuno e soprattutto i miei tifosi. Quindi quello è stato quello è il discorso. Però vi posso garantire che l'80%, perché noi abbiamo 30 giocatori in ritiro e li dobbiamo allenare, non è che possiamo mandarli a quelli che non devono giocare, li mandiamo a Pasquale. Quindi si sta formando un nuovo gruppo e stanno entrando dei nuovi giocatori. Tre questa settimana saranno, 3/4 saranno 7 giocatori. Tu ne avevi già 11, 12, sono quasi l'80-90%. Poi, giustamente per voi il 90% significa prendere subito l'attaccante, e allora quello è un altro discorso. Però l'attaccante, vi ripeto, arriverà. Deve arrivare un attaccante importante, non deve arrivare un attaccante, come hai detto, che deve garantire quei gol là, ok?
che deve saper giocare a pallone, che deve avere le caratteristiche che l'allenatore richiede, perché se poi io dovessimo prendere un attaccante che è un nome giusto per, tanto per fare un proclamo, ok? Magari possiamo prendere anche un attaccante di Serie A che magari non, al Crotone non serve, cosa lo prendiamo a fare? Dobbiamo essere giusti nelle decisioni e dobbiamo raggiungere gli obiettivi che abbiamo noi in testa, perché poi giustamente i tifosi sognano, fanno nomi, però è un lavoro complesso, devi sapere cosa devi fare entrare in squadra, non puoi fare la qualunque, quindi era questa la quadratura del cerchio. Spero di essere stato chiaro. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Claudia Berlingeri, della Gazzetta del Sud. Direttore, le volevo chiedere quali sono finora le difficoltà riscontrate durante questo calciomercato e quali anche magari le facilitazioni, perché magari comunque il Crotone in Serie C è una piazza ambita. E i tre, il rinnovo e i due acquisti ne sono insomma una conferma. Posso fare le domande? Sì, poi dopo. Difficoltà sono tante, perché in Serie C non ci sono 20 squadre, ce ne sono 60, quindi sono doppiamente. Poi sicuramente noi competiamo con quelle 15, quei 10-15 che per fare il mercato, perché possono permettersi i giocatori che noi andiamo ad individuare e alcuni di Serie B, quindi si amplia un po' il cerchio, però le difficoltà sono sempre le stesse, e soprattutto che siamo arrivati in un momento dove il calcio è fortemente in crisi e quindi tutti quanti guardano alla propria tasca. Poi ci sono proprietà straniere nuove che ovviamente uno pensa sì, spendono, però spendono come dicono loro, quindi badano tanto anche loro all'aspetto economico, non è tanto facile poter sia cedere che acquistare giocatori, quindi le difficoltà sono sempre maggiori in questo momento nel calcio, che è fatto di tante commissioni, di tanti soldi, di tanti esborsi economici, e noi stiamo cercando di sopperire a questo. Grazie. Per Branduani e Chiricò, il Crotone non disputa un campionato di Serie C da 13 anni. Che tipo di sarà un campionato totalmente diverso da quello di tanti anni fa? Che tipo di campionato sarà? Perché immaginiamo un campionato duro, anche perché ci sono squadre meno blasonate che poi magari si sono rivelate, tipo lo scorso anno il Monterosi si è rivelato una sorpresa, quindi ecco, quali sono le insidie di un campionato così ostico? No, sicuramente faremo un campionato da protagonisti, perché comunque, come ho già detto prima, questa squadra è stata costruita, cioè è stata costruita per vincere, quindi noi faremo sicuramente un campionato importante e spero di far divertire anche i nostri tifosi, perché comunque oltre al vincere cose, comunque il pubblico vuole anche un bel gioco, no? E quindi noi ci metteremo passione, anima e voglia di dimostrare di vincere questo campionato. Allora, io avendo fatto questo girone ormai da qualche anno, magari ho un po' più di esperienza, ci sono tante difficoltà in questo girone, soprattutto quando vai a giocare in piazze piccole che hanno campi difficili, come può essere Francavilla, come può essere Monterosi che hai detto tu. Sicuramente dovremmo noi essere bravi, oltre che, come ha detto Mino, giocare bene in certe partite così, anche essere brutti ma efficaci. Portare a casa il risultato, brutti, compatti, fare un tiro, fare un gol, sempre tre punti sono, quindi bisognerà essere bravi a saperci adattare al giocare bene, come potremmo farlo qua nel campo nostro, in partite dove squadre ci lasceranno giocare, ma essere bravi anche nei campetti di periferia, diciamo, a essere brutti ma efficaci. Anno, a proposito proprio
Ripeto da qua. Danilo Roberto Calabria 1 TV, io partirei dal capitano. Lo scorso anno, proprio a proposito del capitano della squadra, facendo un piccolo sondaggio a fine stagione, nessuno conosceva la sua voce e molte persone non sapevano nemmeno quale lingua parlasse. Oggi c'è Vladimir Golemic che noi conosciamo, che ha questo arduo compito di trascinare i tifosi e, come ha detto la canzone di Gianni Morandi, di aprire queste porte, perché il calcio senza i tifosi non esiste. Sì, allora, come ho ripetuto diverse volte, tifosi per noi sono fondamentali. E avere stadio pieno ogni volta quando si entra, ti vengono pelle d'oca, ti dà una carica, ti dà un'energia, per me personalmente doppia. E quando è stato sempre così abbiamo vissuto grandi, grandi risultati qua, quindi mi auguro anche questo anno che si comincia in questo modo. Franco, il microfono. Volevo chiedere invece al direttore Raffaele. Vabbè. Volevo chiedere al direttore Raffaele novità sul DS e se sono veri quei nomi oltre a Wa che circolano di Panico e Vitale. Sì, io, come detto, stiamo lavorando, non lavoriamo da soli, stiamo già lavorando, abbiamo già un gruppo che ha iniziato a lavorare, decisioni si stanno prendendo di comune accordo. Il direttore arriverà, ha dei problemi personali da risolvere, che poi addirittura in settimana speriamo di ci sia la conferenza di presentazione del nuovo direttore, dove spiegherà anche questo motivo del ritardo, che non è un ritardo perché comunque a tutti gli effetti sta lavorando comunque con noi, però ovviamente abbiamo il massimo riservo per far uscire il nome, perché è stato espressamente chiesto questo. Detto ciò, in settimana spero che potremo annunciare anche il direttore. Ah, Panico e Vita, è Agua, è un altro. Ok. Sì, sono veri, sono degli obiettivi del Crotone. E su questo volevo aprire una parentesi, perché anche quello ci permette di... anche l'amicizia con la Pro Vercelli ci permette di poter avere una relazione su giocatori che hanno un grande mercato. Awa l'avete visto tutti, è forse stato uno dei giocatori simbolo dell'anno scorso, che è quello che a centrocampo ha dettato i tempi di gioco, e poi gli altri due sono nomi conosciuti a tutti.